We are filled to present. Salve ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi torniamo con un nuovo video che non sarà un Mr. Shit, non sarà un news perché non ne faccio, non è un gameplay perché ci sto io, non è neanche un live, è un vlog. Molto probabilmente sì, sarà una sorta di vlog. Allora ragazzi, come avete capito dal titolo, l'argomento di oggi è il pre-order kit di Infamous Second Son. Molti si chiedono che cazzo sia. Allora, dovete sapere che qualche giorno fa, circa una settimana fa, quindi tra inizi di febbraio, un pochino dopo, GameStop aveva messo come regalo a chi preordinava il Infamous Second Son fino a esaurimento scorte un pre-order kit esclusivo GameStop. Questo pre-order kit, voi direte, capirai, è un pre-order kit, il solito pre-order kit che si mettono in tutti i cazzo di giochi. Alcuni gli danno la steelbox, altri danno la canzone, altri gli danno l'artbook, cioè insomma alla solita puttana. Proprio, diciamo che la cosa cambia molto, perché il pre-order kit contiene come dirlo senza essere volgare, contiene, vabbè, due azioni di Red Bull. Questo non ce lo leva nessuno, che detto sincero non mi piace, quindi le darò per collezione, perché sicuramente forse avranno tipo una saranno in una lattina particolare. E poi contiene, come dire, non so come dirlo senza essere troppo volgare, magari troppo scurrile o troppo diretto. Contiene delle cose così. Sì ragazzi, esattamente, contiene due lattine di Red Bull e un pacchetto di preservativi fluorescenti. Non so da dove cazzo ti sia uscita questa idea, se non del colore, che sicuramente deriva dal fatto che uno dei poteri di Delsin sarà proprio il neon, che non è elettricità ma neon, ovvero sarebbe una luce, lui diventerebbe una luce, che poi non ho capito come fa una luce a colpire gli avversari. Vabbè, là ci sta fantasia, quindi non è una critica, però osservazione. Quindi conterrebbe questi due lattini di Red Bull e questi pacchetto di preservativi, non si sa se da 2, da 3, da 5, da 7, da 80, da 20 miliardi. Sta di fatto che molti si sono lamentati di questa cosa, perché dicono, cioè, che cazzo mi c'entrano i preservativi con Infamous? E molti hanno detto, che ti dica una cosa, perché si chiama Second Son? Un motivo ci sarà, no? Quindi molte persone si dicono addirittura, ma io non li userò sicuramente perché non mi fido. Ma va bene, ma chi cazzo ti ha detto che li devi usare? Magari sono per collezione. Però no, molti si sono detti, che cazzo mi servono, mi c'entrano i preservativi, mettimi una statua con la testa di Delsin che fa così, non lo so. Cioè, oh mio Dio, a me non fa né caldo né freddo, tanto io qualsiasi cosa sia non l'aprirò mai, la terrò sempre là per collezione, a meno che proprio un momento, cazzo, non ce li ho e vaffanculo. Oppure c'ho sete, cazzo, beviamo però. Sarà molto difficile, ecco. Quindi ragazzi, questa cosa scaturito uno scandalo incredibile nel mondo del gaming, perché hanno detto, che cazzo, non si è mai visto un gioco che ti regala i preservativi, o almeno che io sappia. Poi quindi, come dire, niente, come dire, un cazzo, niente, semplicemente ha suscitato scandalo. Quindi io non era un video in cui parlare di Delsin che sa sparare in fumo, o sa sparare l'elettricità e il neon, o sa tipo volare. Quindi era tipo una cosa per preservarci da questa puttanata, anche se puttanata alla fine non è. Quindi ragazzi, il video sarebbe anche finito qua, perché era giusto un vlog veloce, un in live, per dirvi quello che io penso di questo pre-order kit, anche se non ve l'ho detto alla fine perché non vi ho dato una risposta vera e propria. Semplicemente vi ho detto che ci sta, cosa ci sta dentro, e vi ho detto che secondo me non fa né caldo né freddo, quindi non mi fa né caldo né freddo. Comunque, ci vediamo al prossimo video, che sarà quello su Outlast, che lo sto per fare, perché ho visto che comunque è piaciuto. E anche se l'hanno visto poche persone rispetto agli iscritti che ho, cioè l'hanno vista 60 persone rispetto ai 900 iscritti che ho, 920, cioè. Però comunque, visto che molte persone mi hanno detto, ti prego continua, voglio che ti facciano venire l'infarto, case di merda, quindi io direi che possiamo continuare, un'altra puntata la famo, poi vediamo. Quindi se mi vengono infarti live, se muoio, lascio la PlayStation, la mia PlayStation hanno tutti gli youtuber iscritti al mio canale, quelli veri che mi seguono. Venivano a prendere, se ci riuscite, che arriva prima se la prende, tipo Right Race, Speed, che cazzo gli dico, si chiama quel film...
va bene, mi ricordo. Comunque ragazzi, ci vediamo al prossimo video con il video di Outlast. E però prima di andare volevo dirvi che purtroppo, cioè purtroppo per voi, non per me, perché cazzo, fosse purtroppo per me sarebbe proprio un coglione. E io il 14 parto in gita, di conseguenza niente video, cioè starò via fino al 20. Il 21 ci sarei, anche se sarei distrutto, però non vado a scuola poi per qualche giorno, così mi riprendo, perché è tanto un culo. Quindi ragazzi, spero vi sia piaciuto il video, mettete un like. Questa cosa non c'è proprio, l'hanno levata dal mio canale perché non si può mettere questo. Iscrivetevi e condividete questi video ovunque, tranne che su siti dove non c'entra un cazzo, tipo non mi condividete il video di Toto che parla di preservativi fluorescenti in un sito di cucina. È come se io dico cuciniamo un bel frustello a fluorescente. Ci siamo?